metà di cavallo. Sulla componentistica, ammortizzatori, motori, freni, quindi sulla moto magari ne conosco un po' di più, sulle bici non è proprio materia mia, poi magari dopo ne farò più una cultura perché vedo che la cosa merita attenzione, insomma, ci si diverte. Quello che racconto è proprio una prova di pancia su sta bici qui. La pesa c'è 65 Nm, credo sia minimo sindacale. In genere io faccio tracce dove 2, 3, 4 km di sali su a candela ben forte per poi gustarmi almeno una decina di chilometri di discese, un po' tra sali scendi, ma per un 80% tutta la discesa. Questa qui sale bene, sale per me che la prima volta è proprio 65 Nm di coppia, 500 watt di batteria, sale come un treno. Fatica zero proprio, la bici normale non ci sarei mai riuscita ad arrivare qui a sta velocità. Il motore stacca a 25 km l'ora, le spinge, la bici anche se sta in discesa diventa pesante, io blocco a 25 km l'ora, è una vera rottura di scatole. Sto in modalità turbo, piove, porca zozza, impressionante, sono solo 65 Nm di coppia, con la bici muscolare stavo già cadendo per terra, capitone. Ci buttiamo qui da Google, 25% di pendenza questo, 20-25, via, sempre modalità turbo. Non sto facendo un cazzo, ma su lei i piedi pedali, i piedi sono appoggiati solo, porca miseria, impressionante, pensa a quelle 85 Nm che fanno, sali su lei, fa tutto lei da sola. Su questa traccia ho dei tratti che conosco e Google da col 25% di pendenza e 25% dipendenza, se le fa lei, fatica, sì, un po' di fiatone, ma va su lei veloce, te fa fare anche 15 km l'ora in salita. Forse quando saliva sul 30% ci sono alcuni dei tratti che va sul 30%, allora devi cominciare un po' a spingere, gli serve un po' la batteria ancora full, modalità turbo. Fa tutto lei, ma manca piedi qui, c'è di così riposato, porca miseria, se un pinna va su, ecco qua, ah no, era questo il tratto e va ancora più su, ah. E sta ancora più incazzato, ma quando mai in salita. Salgo dentro le nuvole. Questa è veramente incazzata. Porto più leggero. E qui si sente la fatica. Comincio a dargli una mano pure io. Sgomma un po' dietro. Appena. Si va. Si va via. Che roba. Le salite per lei non sono un problema, va su che è una meraviglia proprio. Ci ho trovato veramente bene su questo aspetto. Sta a fare tutto lei. Con una mano su sto salitone,
fa tutto lei. Io le appoggio i piedi. Bestiale. I limiti vengono fuori, diciamo, dalle discese. Dico diciamo perché o scendi normalmente oppure scendi come se non ci fosse un domani, e poi come ho fatto io, e allora un po' vengono fuori tutti i limiti del stabilito. In un tratto, almeno qui segnato, ha segnato i 56 km ora. Via! Sponda! Via! Sponda! Sponda! Cazzo! Sponda! Via! Dove vado? Qui! Via! Sospensioni bene o male hanno lavorato, sono limitate secondo me, perché io qui ho fatto la regolazione sul precarico, pare che cambia niente, non c'è una sensibilità, diciamo, davanti non ho sentito poi tutta questa necessità di fare regolazioni, ho provato per capire che cosa cambiasse nel comportamento, non cambia niente. Finta a spingere troppo, la sospensione davanti è troppo dura. Troppo dura, stava già a fondo. Vabbè, prova a rallentare un po', va. 2 e 3. Vediamo. Via. Questa dietro che è ad aria, questa qui invece cambia tanto, insomma. A seconda di quante batte ci metti dentro, lei si comporta. La sensazione che ci ho avuto dietro, sulla sta sospensione dietro, è che non fosse frenata per niente, nel senso io non ho sentito tanto il fondo corsa, quanto cioè, ho la sensazione che le sospensioni sbattessero in estensione, cioè nel ritorno, nell'allungamento della sospensione, troppo rapido, non ho modo di controllare l'estensione, rallentarla un po', sembrava di sentire che sbattesse in estensione, o forse è la catena che fa un casino che non finisce più quando corri giù, perché essendo lenta sbatte dappertutto. Non l'ho capito granché, non lo saprei. Però di fatto se l'ho mantenuto nelle discese, nella media da 45-55, qualcosa di buono ce lo devo avere. Così, via! Via, sponda! Sponda! Via! Cazzo, come tira! Le sospensioni non ce la fanno proprio! Sbattono! Non seguono il terreno, sbattono solo! Non ce la fanno! Il problema principale è la catena, o meglio il cambio, che non tiene in tensione sufficientemente la catena, per cui quando te butti nelle discese dove si cammina, salta fuori continuamente sul movimento centrale, è un continuo, te lo stringi a fermarti, metti dentro e riparti, ti rovina molto. Ti tratti dove sarebbe bello andare e invece te devi fermare. Dove giù della moto? La catena, ecco. E dai! Dopo 17 km sarisci. Orco zio!
troia della catena. È un continuo. Canale, canale. Seconda. Qui? Non lo so, dove è? No, è là, te va lì. E ritagli. Dentro il canale. Cazzo, sponda. Yeah. Sponda. Non ce la fa, non ce la fa. Sbatte. Cazzo. Yeah. Giù. Vado dritto. Yeah. Giù. Veloce. Salto. Cazzo. Urva cazzo. Tieni, sì. E la catena salta. Arca puttana, vacca lurida. Velocità media. Work. Eccola, questa qua. Poi l'ho più. E lei spinge. Su da sola praticamente. Okay. Però ripeto, io i problemi mi vengono fuori scendendo veloci, veloci intendo che io ho provato a fare dei video, cioè la GoPro qui, sono venuto dei video un po' non so se via perché piovevo pure, quindi so, è quello che so i video, alcuni tratti 56 km all'ora sullo sconnesso, sui canaloni, su rocce, è, insomma è impegnativo, la media dai 45 ai 55 diciamo in discesa. Qualcosa di buono c'è, altra nota non proprio eccellente per un determinato individuo, sono i treni, non sono proprio all'altezza, non puoi regolare la distanza della leva, così è così te la tieni, quindi poi essendo diciamo un po' fiacchi si stringi forte, ecco qua, te già ti stai a schiacciare lì là. Ah, questo era quel passaggio, sì sì. Vai, 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 così. Cazzo. Ah. Il problema è che non sono abbastanza potenti, non c'è on-off, cioè il freno mi deve far cappottare in avanti. Cioè, se io stringo non ci devono essere santi, deve bloccare. Vai a perdere in precisione di guida in certe situazioni. Diciamo su terra possono anche andare bene, perché essendo un po' fiacche, hanno una corsa lunga, sono molto volubili, quindi il blocco della ruota dietro soprattutto lo fai abbastanza millimetricamente. Davanti non serve bloccare, quindi scorri bene, riesci a fare la frenata, ma quando il gioco si fa duro e tu strizzi forte, non ti arriva la frenata dove vuoi che ti arrivi, era sempre un po' quella latenza. Poi stai su rocce, mi sono capitato alcuni tratti dove hai le rocce e quindi stai meno che a passo d'uomo, un po' modo triad, no? Fermo sul posto, cerchi di scendere, decidi, mi devo fermare lì, su quel sasso di fianco lì, a quel punto là tu strizzi i freni. E non essendo on off, quindi la potenza pura, te si ferma mezzo metro avanti e te squilibria, cambia la percezione dell'equilibrio, quindi ti mette un po' in difficoltà. E da lì? Impegnativo. No. Qui. Non è la mia, non è finito a sdrumarla sta bici. Qui manca un po' di mordente sui freni, devi proprio stringere forte. Ok, per un litio medio basso, diciamo uno che non scende giù a più di 50 km all'ora, ma un'andatura abbastanza tranquilla, da belle soddisfazioni. In salita, ripeto, va benissimo, sale da solo, da un aiuto bello consistente, nonostante siano solo 65 Nm. Io non ho la proporzione, non ho provato quelle da 85 o oltre, di metro di coppia, è la prima che provo. Da gusto, sale bene. Tutti i limiti vengono fuori quando le velocità si alzano. Io l'ho tenuta dall'inizio alla fine, sempre in modalità turbo,
non gli ho dato fiato, e complessivamente 30% di tutta la traccia di salite come si deve, belle impegnate, 30 km ce l'hai dentro, che possono essere un paio d'ore. Non costa poco per me, che punto ad un medio alto, anche a scendere, a riuscire a scendere sui 60 km ora non mi dispiacerebbe, non ne vale la pena, perché se prendi questa ci ricominci a mettere mano al cambio, i dischi, probabilmente il disco deve passare dietro, davanti deve essere qualcosa di più grande, i freni non sono regolabili, la posizione della leva, la Rock Rider che ho io, che ha più di 10 anni, ha la regolazione dei freni ed è molto più regolabile di questa qua. Come se va per chi sa già andare e magari c'ha già delle moto, fa già enduro, non ne vale la pena, meglio spendere qualcosa di più per arrivare a qualcosa di più regolabile, di più anche alla corsa delle sospensioni, che se ne sembra sono 130, arriva almeno a 150, sarebbe una brutta cosa. Le bici elettriche meritano, se fanno dire, un bel po'.